Siamo al Teatro San Leonardo per la prima edizione di Cielo Corto Film Festival. Andiamo a vedere cosa succede. Abbiamo la borsina ufficiale, il programma, il catalogo. Cielo Corto Film Festival può finalmente iniziare. Cielo Corto nasce nel 2015 da un gruppo di volontari e tirocinanti di Kinodromo e nasce con l'obiettivo di dare visibilità a dei prodotti di amici, di coetanei, di colleghi di studi che altrimenti non sarebbero arrivati sullo schermo. Volevamo dargli lo spazio per essere proiettati e volevamo far sì che si potesse parlare dei loro prodotti e si potesse dare degli input a chi ancora non era riuscito a produrre niente di proprio e voleva affacciarsi a questo mondo. Dopo 4 anni di questo tipo di iniziative abbiamo deciso di diventare festival per aumentare la portata di pubblicità che potevamo offrire alle persone che entrano in contatto con noi e che ci mandano i loro prodotti. Abbiamo collaborato con il Cassero, con l'Atelier Sì che è di fianco a noi, ci siamo un po' spostati, abbiamo sempre cercato di portare la nostra proposta culturale in giro per la città e il nostro intento è sempre stato quello di far arrivare il cortometraggio al maggior numero di pubblico e anche pubblico molto giovane, perché appunto è il primo prodotto magari cinematografico con il quale uno si approccia inizialmente. Il progetto di Inside Porn nasce nel 2016 come progetto di ricerca universitaria all'interno del laboratorio Fare Ricerca e, in ambito etnosemiotico. Tutto è partito con l'idea di una ricerca sulla fruizione del cinema porno, in cui poi ci siamo scontrate con una realtà del porno a noi sconosciuta, ovvero quello del porno cosiddetto artistico, alternativo, queer, non binario rispetto al porno mainstream. Buonasera a tutti, lasciateci dire che siamo molto felici di avervi qua, soprattutto così numerosi, e il vostro numero unito a questo palco ci crea un po' di soggezione, quindi scusateci se vedrete dell'imbarazzo, ma purtroppo per fortuna fare un festival significa crescere e affrontare le proprie paure, in questo caso il palco. Perché ci interessava appunto esplorare tematiche come la sessualità attraverso il porno, non in una visione intima e privata del porno, ma in una visione assolutamente collettiva, per rivendicare il ruolo che comunque la sessualità può avere nella nostra vita collettiva e pubblica. Quindi da qui inizia la collaborazione con Cielo Corto, che prima si concretizza nella realizzazione di 2 format, che sono la format appunto Cielo Porno, che quest'anno diventa un festival, e invece quello dei Lunedì Porno al Cinema Europa. Si occupano proprio di riportare il genere pornografico in quella che un tempo era la sua casa e che adesso viene invece meno utilizzata come tipo di fruizione, che è la fruizione cinematografica. Spero che in questi 3 giorni riusciremo a portare quello che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni e che tutta la nostra passione che ci abbiamo messo arrivi anche agli altri. Quindi appunto sono molto emozionata ma molto felice e venite a trovarci. Sempre al Teatro San Leonardo, sempre Cielo Corto Film Festival, questo è il secondo giorno di proiezioni. Cos'è il Cielo Corto Video Contest? È un contest a ore. Abbiamo dato la possibilità a massimo 15 troupe di potersi iscrivere e di girare un cortometraggio in sole 72 ore. E loro avevano dei dettagli che dovevano inserire obbligatoriamente all'interno del proprio cortometraggio. Quindi c'era il tema del cibo, quindi dovevano per forza inserire un elemento di cibo, oppure il cibo doveva essere proprio il protagonista del cortometraggio. Il cortometraggio doveva durare massimo 3 minuti, doveva essere girato a Bologna e ogni troupe aveva la possibilità di scegliere 2 generi e poi dovevano sorteggiare invece una sola porta di Bologna. Comunque non ci conoscevamo tutti, alcuni di noi ci siamo proprio conosciuti il giorno della spiegazione, della presentazione bene o male del contest, e da quel momento fino alle 72 ore dopo siamo stati insieme bene o male sempre. E qual è stato il momento più difficile? Quando non caricava, quando non finiva il rendering e non stava esportando, penso quello sia stato il momento più difficile. Si posta proprio alla fine di tutto, che il programma, insomma. Oltre ai pisolini del regista. Abbiamo deciso di inserire all'interno della programmazione una sonorizzazione live e in collaborazione con un Movies. La sonorizzazione sarà a cura di Guglielmo Pagnozzi e il film
è Le quattro stagioni. E siamo molto felici di poterlo riproiettare in una chiave completamente nuova. Sono dei filmati d'archivio, appunto, in collaborazione con On Movies, quindi dei filmini di famiglia. Mi sono preparato, ho studiato Le quattro stagioni di Vivaldi, opera che conoscevo perché amo, come penso tanti di noi. Ho guardato in che tonalità aveva scritto le stagioni, ho cercato delle simmetrie, delle cose, ho trovato qualcosa, ma ho trovato qualcosa che è legato anche al suo tempo, perché la musica era un po' diversa, le note erano di meno. Essendo cresciuto a Bologna non posso che identificarmi in qualche momento emotivo, ci sono certe immagini, certe cose che mi sono ritrovato lì dove ero anch'io da bambino, ma è stato come esserci di nuovo e questo mi ha sicuramente influenzato. L'appuntamento per oggi è con Talk Short, una tavola rotonda aperta al pubblico in cui giovani cineasti parleranno del proprio progetto a professionisti del settore. Durante questo tipo di tavole rotonde abbiamo sempre preso in esame dei progetti dei registi under 30, li abbiamo sottoposti a degli esperti che abbiamo avuto modo di conoscere tramite il lavoro della nostra associazione di Kinodromo e abbiamo fatto in modo che venissero sviluppati nel miglior modo possibile grazie appunto all'intervento degli esperti.